Ciao, benvenuti tutti sul mio canale. Io sono Maria Rosaria, tutti mi chiamano la Mary e oggi parliamo di prodotti finiti Skincare Edition. Ancora una carrellata di prodotti validi, acquistati, usati e finiti con grandissimo piacere. Io partirei con Serum Vegetal di Yves Rocher. Questa lozione tonica che purtroppo non è più in produzione. Prodotto tonificante che aiuta a pulire, armonizzare e rinfrescare la pelle. 200 ml di bontà che mi è durata per moltissimo tempo e che mi ha dato, in una skincare routine strutturata sulla mia pelle, una pelle del viso schiarita e luminosa. Ve ne avevo già parlato in un altro video e non aggiungo altro, visto che è fuori produzione. Un grandissimo peccato. Questo è gel, detergente aloe di Garnier. Una sorpresa strepitosa, un acquisto per una promozione del supermercato. 200 ml di prodotto vegan che mi ha conquistata. Un profumo delizioso e fresco, 96% di ingredienti di origine naturale. Usato la sera in doppia e ultima detersione con la mia fidatissima spazzola sonica. Aloe, dal grande potere idratante in questa versione gel, mi aiuta ad eliminare tutte le impurità date da make-up e smog cittadino, lasciando una pelle tonica, pulita, purificata per poi proseguire nell'applicazione di prodotti della skincare routine serale. Ormai saprete a memoria quanto sia per me importante la detersione della pelle e quanto sia la ricerca di prodotti altamente performanti e dal prezzo contenuto. Sono prodotti a risciacquo e non è mia intenzione investire troppo denaro su di essi. Preferisco spendere qualcosa in più sui prodotti che fanno da base alla mia skincare routine, quindi creme, siere, acidi e via discorrendo. Se ritroverò un'offerta come la prima trovata in acquisto, molto volentieri la ricomprerò con piacere, anche se a dire il vero mi piace cambiare e provare prodotti sempre nuovi. Comunque questo è top. E qui abbiamo Dramatically Different Hydrating Jelly di Clinique. Ah, amatissimo prodotto. Ecco, questo è il tipico esempio di quanto vi dicevo prima. L'investimento lo faccio in questo tipo di prodotto, innovativo, altamente performante e di case cosmetiche che per me sono una garanzia. E Clinique è la maison. Con me dai miei 20 anni, ora ne ho 55 e con prodotti che per me sono la base di una strutturata skincare routine. La versione in gel, questa è l'ID, mi raccomando perché ci sono due versioni differenti, questo è ID, quindi ID è con l'inserimento nel contenitore del booster. Quindi la versione in gel esiste da tempo, ma l'innovazione è stata aggiungere un booster che è inserito in questo modo, vi faccio vedere. Allora, vedete? Questo è il booster che si acquista. Vedete come è fatto? Qui sotto una piccola apertura. Questa è la crema che si acquista a parte. Si tolgono dalle confezioni entrambe e questo viene inserito qui. E si richiude con il tappo. Ok? Quindi la versione in gel esiste da tempo, ma l'innovazione è stata aggiungere appunto questo booster che è inserito in questo modo, come vi ho fatto vedere, al momento dell'erogazione il prodotto si fonde e miscelato tra le mani, subito applicabile sulla pelle del viso. Il gel in crema è un rivoluzionario idratante perché risponde alle esigenze diverse della diversità delle zone del viso. Idrata a fondo le zone più secche, idrata normalmente le zone meno aride. Il booster scelto da me
e quello contro le macchie della pelle, quindi è questo bianco. Come sempre vi dico, il miracolo non esiste, ma il miglioramento sì. E poi ricordate che io non prendo sole ed uso una protezione SPF 50, a volte 30 in inverno, però comunque la protezione 50 la prediligo tutto l'anno. Anche perché usare questi smacchiatori, passatemi il termine, perdonatemelo, ma rende esattamente ciò che vi sto per dire. Aiutano ad esfoliare la pelle per attenuare le macchie, ma se poi non la proteggiamo, la pelle, e ci prendiamo pure il sole, le macchie non solo non si attenuano, ma ingrandiscono, diventano giganti e diventano più scure. E dopo lì sono dolori perché è più difficile toglierle. Quindi mi raccomando, lo so, qualcuno mi ha definito in maniera molto simpatica, mi ha fatto veramente ridere, il grillo parlante. È vero, io sono il grillo parlante per quanto riguarda la detersione e l'SPF 50. Ciao, grazie, mi è piaciuto tanto il tuo commento, quindi ti ho anche risposto. Grazie perché mi è piaciuto veramente tanto, l'ho trovato molto divertente. Continuiamo con l'olio illuminante e levigante alla lavanda di Garnier. Amore, amore, amore per questo olio acquistato subito in prima uscita. Lo stavo ricercando, sono andata al supermercato, volevo riacquistarlo, ma con mia grande sorpresa non l'ho più trovato. A voi risulta che l'abbiano tolto? Me lo fate sapere nei vostri commenti? Grazie. Allora, qui abbiamo lavanda biologica, argan, vitamina E, quindi una texture ricca, ma dal touch dry, quindi zero pelle unta. Fantastico, usato la sera dopo la doppia detersione, come trattamento di routine, ma anche usato come booster in aggiunta alla crema abituale in viso. Per me è sempre in skincare routine serale perché preferisco che la ricchezza del prodotto venga assorbito lentamente durante il riposo notturno. Al mattino mi ritrovo con una pelle soda, compatta e luminosa, ovviamente in applicazione usando a rotazione un tipo diverso di tools viso che ho a mia disposizione. La profumazione di lavanda è molto discreta, ve lo dico perché so che non a tutti piace la lavanda come a me e che non è gradita. E comunque sul viso non rimane. Prodotto assolutamente fantastico. Continuerò nella ricerca perché voglio riacquistarlo. E arriviamo alla chicca. Udite, udite! Trattamento lentivo occhi di Primark. Con 1,50 euro vi portate a casa 15 patch occhi in tessuto made in Korea, quindi skincare coreana, ben imbibiti di prodotto ed applicare all'occorrenza sotto gli occhi. Io li tengo in frigorifero, così con l'effetto freddo, indossati appena sveglia, ottengo sollievo ad occhi gonfi e leggere borse regalate da poche ore di sonno. Indossati il tempo di sorseggiare il caffè della mattina, come vi ho già detto in un altro video, e prima di procedere a trucco e parrucco. La zona contorno occhi appare più fresca, meno gonfia e tirata. Anche qui non si grida al miracolo, ma per il prezzo sicuramente, ma la costanza aiuta. Bene, con questa chicca io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e chissà la Mary cosa si inventerà. Ciao!